Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno. Va, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Ecco, dopo la giornata di Cafarnao ci viene raccontato un episodio particolare da Marco, l'incontro di Gesù con un lebbroso. I lebbrosi erano considerati maledetti da Dio, impuri e tenuti lontani da tutti per evidentemente la paura del contagio, ma anche perché così era una malattia particolarmente impressionante. Dovevano stare fuori dai villaggi, dalle città, gridando lebbroso o con i campanelli per far allontanare tutti. Ecco, Gesù non si allontana. Davanti a questo grido, se vuoi puoi purificarmi, il verbo tecnico per indicare la guarigione, vedi, purificarmi, non solo guarirmi, rendermi puro davanti a Dio e agli altri, ecco, il Vangelo risponde: ne ebbe compassione. Questo è ciò che muove il cuore di Cristo, la compassione, che non è solo dire poverino, ma è proprio mettersi nei panni dell'altro, patire insieme, entrare in profonda sintonia con la sofferenza di questo uomo. Allora ci sono degli altri particolari: tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. C'era bisogno di toccarlo? No, bastava la sua parola evidentemente, ma Gesù lo tocca, un po' come San Francesco quando incontra il lebbroso che poi lo abbraccia, perché nessuno toccava evidentemente i lebbrosi, diventavi impuro anche tu se toccavi il lebbroso, secondo le regole del Levitico. Invece Gesù tocca il lebbroso, lo tocca perché vuol far sentire la sua vicinanza, vuol far capire anche con questo gesto che non lo considera impuro, che invece lo accoglie, che gli vuole essere davvero vicino. E quando la lebbra scompare, Gesù gli dice: non dir niente a nessuno. Ecco, Gesù non fa i miracoli per farsi pubblicità, non fa i miracoli per convincere le persone, fa i miracoli per annunciare il regno, che nel regno di Dio non ci sarà più nessuna malattia, nessuna sofferenza, nessuna impurità. Gli dice solo: vai dal sacerdote, perché erano i sacerdoti, un po' come diciamo gli ufficiali sanitari, che attestavano la guarigione e la purificazione del lebbroso e lo riammettevano ufficialmente nella comunità. Ma chiaramente il lebbroso, l'ex lebbroso, non ce la fa, deve raccontare a tutti, cioè si sente di raccontare a tutti quello che gli è successo. E quindi Gesù non può più entrare pubblicamente in una città perché viene assalito dalla folla e sta in luoghi deserti. E comunque, dice Marco, venivano a lui da ogni parte. Ora, questo Vangelo riguarda anche noi, perché anche ognuno di noi, anche se grazie a Dio non abbiamo la lebbra, la malattia della lebbra esteriore non c'è da noi, e purtroppo c'è ancora nel mondo, anche se è una malattia totalmente guaribile, ecco, però tutti abbiamo delle lebbre interiori, abbiamo delle malattie del cuore, abbiamo quell'egoismo, quell'egocentrismo, quell'individualismo che è come una lebbra per lo spirito. Chiediamo al Signore che ci tocchi il cuore e ci purifichi dalla lebbra soprattutto dell'indifferenza, del non avere compassione
nel non metterci, diciamo, nei panni dell'altro. Il Signore ci purifichi da tutto questo e ci aiuti a camminare dietro di Lui cantando la sua gloria.